Ingiustizia dei comuni, multe salatissime a campione. A Roma, nel tranquillo quartiere di Prati Fiscali, si è verificato un caso singolare che ha coinvolto l'avvocato Ligiana Di Pompo, proprietaria di un villino storico. La signora è stata sanzionata con una multa di 180 euro per non aver tagliato le siepi che, secondo la pattuglia dei vigili urbani intervenuta una sera di ottobre 2021, restringevano la strada. La multa le è stata notificata a metà gennaio dell'anno successivo, ma la vicenda ha preso una svolta inaspettata. L'avvocato Di Pompo ha immediatamente presentato ricorso, sostenendo che il terreno su cui insistono gli oleandri non è di sua proprietà, ma appartiene a Roma Capitale. Dopo aver inoltrato il ricorso sia alla polizia locale che al prefetto, e grazie all'accoglimento in silenzio assenso, è stato accertato che la responsabilità della manutenzione spetta al comune. Tuttavia, nonostante l'impegno preso, l'amministrazione comunale non ha ancora provveduto a risolvere la situazione. La crescita incontrollata delle siepi ha creato non solo un problema estetico, ma anche di sicurezza e accessibilità. Il marciapiede è diventato impraticabile e la strada stessa risulta difficoltosa per il passaggio di veicoli, inclusi i mezzi di soccorso. Il presidente del comitato di quartiere, Paolo D'Angelo, sottolinea l'assurdità della situazione, con il comune che multa i cittadini quando è esso stesso a non adempiere ai suoi doveri. Il malcontento tra i residenti cresce, e si parla già di possibili manifestazioni contro l'inerzia dell'amministrazione che ha trasformato parti del quartiere in una vera e propria giungla. La situazione è particolarmente critica anche in un terreno ad angolo con via di Monte Amiata, dove la mancanza di manutenzione periodica ha lasciato il verde selvaggio invadere la strada. Questo caso solleva questioni importanti su chi sia effettivamente responsabile della manutenzione delle aree verdi, ma anche su come le amministrazioni dovrebbero gestire le proprietà comunali per garantire decoro, sicurezza e salubrità nelle aree urbane. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!